Permesso. Grazie. Date disturbo? Euforia motivata perché... Siete disturbati? No, no. Continuiamo questo applauso di consolazione per i due presentatori della serata. Un in bocca al lupo. Non è di consolazione, non no. Lo è di I grandi presentatori. Cos'è successo qua stasera? Presentatori, posso chiamarvi presentatori? Deve. O c'è qualche presentatore in sala che si offende? No. Presenti esclusi. Davide Linate, grandissimo. Bagnate. Non Linate, no, perché la gente quando parli vorrebbe volare da un'altra parte. E Federico Basso, che star a casa ogni tanto, sempre... Ma mi presento anche io, perché la gente si starà chiedendo, ma chi è questo modello di Abercrombie? And Fitch? Sono modesto, solo Abercrombie, senza Fitch, che è entrato così all'intrasatta, diciamo. Così, all'improvviso. Mi presento, sono Enzo Ratti, dell'agenzia di spettacolo Enzo Ratti Enterprise SSSG. Sarebbe SSSG? Società sottoposta a sequestro giudiziario. Va bene, un bel biglietto da visita. Invidia, così. I servi, questo mondo è fatto di... Invidia. Forti coi deboli e deboli coi forti. Io mi occupo di artisti, cantanti, ballerini, attori, attrici, insomma. Ah, management. Non ho capito. Dico management. Management a te, management. Niente dice pure cacai. No. Management. Io... ti chiamo Madonna, sì. Ti chiamo Lady Gaga, ti chiamo Beyoncé, come cazzo vuoi che ti chiamo? Beyoncé. I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Put your hands up, look your hands up, look your hands up. Ma forse dovreste aumentare i medicinali che state prendendo, perché la dose non sta... No, ma ricordami il tuo nome, veramente. Davide Paniate. Davide è un nome d'arte? No. Paniate è cognome d'arte? No. Di artistico non c'è un cazzo, va bene. Allora, io volevo farvi qualche proposta artistica, sì. Perché questo è uno spettacolo. Sì. Dico, questo è uno spettacolo? Sì, evidente. No, ricordiamo, scrivetelo da qualche parte. E quindi io volevo farvi qualche proposta artistica dalla mia agenzia. Snoccioli. Con questo taccuino che è pieno di artisti, questo è proprio un taccuino ripieno che io voglio mandarvi... Diamo un attimo alla gente per apprezzare il taccuino ripieno. No, va bene. Apprezzo le facce schifate. Benissima. Questa battuta proprio non apprezzo, neanche io l'apprezzo. Allora, una trasformista. Bravissima trasformista. Lei fa 80 cambi d'abito in un'ora e io in macchina ad aspettarla. Ti muovi! Ce ne sono di trasformiste stasera, eh? Sì, signora, poteva metterci anche 5 minuti in più, magari sceglieva una cosa migliore. Allora... La Sabri, lasci stare la Sabri. Bello questa zebrata, tutta zebrata. Mi avrebbe voglia di camminarci sopra, perché quando vedo le linee zebrate io... Attraversa. Allora. Che signore. Signore, cioè, un artista sensibile, vi porto qui, un artista sensibile, delicato. Lui fa le bolle di sapone intimo, pensate. Beh. Un odore di chilli per tutto il palco. Sapete da dove? No, ma è il caso. Lasciamo spazio alla fantasia. Forza che questa settimana c'è l'offerta che scade domenica. Ogni tre artisti che mi prendete mi fate un favore. Proprio. Che offerta? Andiamo avanti con è le proposte. Un'offertona. Io posso spaziare per tanti generi, un po' come YouPorn se vogliamo. Ma certo. Allora, io vi porto qui un uomo che ferma i camion coi capelli. Oh, addirittura, però, sì. Un fenomeno. Lui ha questi capelli lunghi, no? Praticamente sì. I camionisti, quando arrivano da dietro, che lo scambiano per una donna, si fermano, poi se si mettono d'accordo sul prezzo, lui sale e fa il numero. Adesso, no, può interessare? No, grazie. Prezzi buoni. Lasci stare. Io l'ho conosciuto così io, ma non avevo capito, era buio, che vuoi fare? Allora, allora andiamo avanti, io vi porto qui Nicolas Cage. Chi? Nicolas Cage, l'attore. Nicolas Cage. Questo ragazzo che porta le pizze in 2 minuti. Volete vedere quante margherite? No, vabbè, adesso non è il caso. Ragazzi, questi sono artisti importantissimi. Ci esibiamo in tutta Italia. Siamo stati a Milano, Bologna, Firenze. E se il controllore non ci faceva scendere, arrivavamo a Roma quel giorno lì. Ma stiamo scherzando. Io poi, fra l'altro, non dovrei neanche essere qui. Perché? C'ho i domiciliari. Ma questo è un altro discorso perché... C'ha il bracciale. Quel bracciale, stai fermo che c'ho il bracciale. Allora, io adesso, visto che siete un pubblico esigente, esigente. E allora, questa sera voglio portarvi un grande artista, la punta della mia agenzia. Volete vedere la punta, signori? Un mago! Il mago. Mago bravissimo, signore. Non so se lo conoscete. Me fa. No. Quando si esibisce, la gente dice, mago, me fa. Mago, me fa. Mago, me fa. Mago, me fa. Ho dovuto mimare. Un grandissimo mago.
Metto un cuoricino. Ho rivalutato quella del taccuino ripieno. Ma dei grandissimi numeri. Guardate, lui sega una donna in due. Io non so se è mai stato segato in due, tu. Ma una volta, ma tanti anni fa, Management a te, mi dice che so io. No, lui sega una donna in due, la fa sdraiare, ma non la sega così come tutti gli altri. No, la sega così. Ah. E dentro ci mette prosciutto crudo, prosciutto crotto, galbanone. E 3 euro con la birra, dai signori, ma come fa con questi prezzi? Un applauso a questi artisti. Ma stiamo scherzando. Ma come fa? Una curiosità, però. Sì. Perché? Ma come? Tutti questi artisti, sì, li ha scovati lei? Io questo lavoro lo faccio più per scovare che per il resto. Ah, certo. Io ne scovo 2 o 3 al giorno, per scovarne uno, ma che ci vuole, sono bravi tutti, io 2, 3, 4, a volte non mi reggono le gambe stasera, guarda. Cioè lei si ritiene un grande scovatore? Ha voglia, e io stasera, se mi permetti, visto che non mi prendi nessun artista, io stasera qualcuna me la scoverei, nel senso ce ne sono discovabili, guarda qui, ad esempio la signorina, come si chiama lei, per caso, perché, come lasci si chiama? Stare. No, perché, magari, Ambra. Io c'avevo il criceto Ambra. No, ha un bel viso, vedi, va bene, lei diviso. Di corpo come va? Non male. Sono domande da fare. Anche la signora, ancora 2 anni di autonomia me li dà, secondo me. Non sia maleducato. Veramente caffone. Signora, le piacerebbe stare sopra il palco? Preferisce sotto? Sopra o sotto? Mi dica lei, signora, non voglio mettere paletti. No. E ci fermiamo. No. Torni qua da me. La camicia aperta. Ce ne sono. Davanti. Beh, anche lei, ti piacerebbe il cinema? Andiamo mercoledì che si paga meno? No. Ce ne sono scovabili. Crista, conosci Crista? Mamma mia. Sì. Lei a livello social come è messo? A voglia, io. Se la cronologia potesse parlare, guarda. Ce l'ho nei preferiti, Crista. Mi piace molto Clizia, guarda, è bella, simpatica, spigliata. Anzi, perché non mi lanci un bel hashtag, cara Clizia? Che hashtag? No, voglio dire, se qualcuno volesse entrare nella mia agenzia, che so, scovami. Scovami. Hashtag scovami. Ti piacerebbe questo? No, mi piace scovami, ma come deve essere vestita questa ragazza? Chi ha parlato di vestiti? Che domanda? Che domanda? Allora, aspetta che facciamo intanto, ecco. Ce la fa lei. Ragazze, allora, Enzo Ratti sta cercando la ragazza giusta da inserire nella sua agenzia. Certo. Hashtag scovami, deve essere una ragazza trendy e soprattutto cool. Esatto. Lei preferisce trendy o cool? Al cool non si comanda. Scovami con Enzo Ratti Enterprise! Vincenzo Albano! Venga, Enzo Ratti. Federico Basso, grazie. L'amico Scolbano, non so se si è notato. Mi chiamano Padre Bio. E soprattutto Cuberetta. Salgo, che room, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Vincenzo? Che cos'è il tutorial? Ma che mi metta a conoscere il tuo cognato? Ma